Ciao a tutte e tutti! È molto importante essere qui in questa piazza convocata dalle forze dell'opposizione contro l'autonomia differenziata e contro il premierato, che già Leopoldo Elia bollava come assoluto. Siamo qui noi dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei diritti. Dopo una serie di iniziative, dopo l'assemblea del 24 gennaio a Milano sul tema l'autonomia differenziata riguarda anche il Nord, dopo la manifestazione di Napoli del 16 marzo per il ritiro di ogni autonomia differenziata e per rivendicare politiche di sostegno per il Mezzogiorno, dopo la manifestazione ancora a Napoli della Via Maestra il 25 maggio e delle USB a Roma il 1 giugno, entrambe convergenti sul tema del no all'autonomia differenziata. Infine, dopo la sveglia laica per la Repubblica, che solo giovedì scorso abbiamo organizzato e che ha animato Piazza Montecitorio mentre i parlamentari dell'opposizione al governo Meloni in aula cercavano di reagire all'aggressione subita il giorno precedente. Con il tavolo No AD abbiamo unito laddove l'autonomia differenziata fa della divisione la propria ragione principale. Dopo 6 anni di iniziative di formazione e informazione dei gravi danni dell'autonomia differenziata, più cittadini e cittadine sono consapevoli. Coloro che ne saranno vittime, l'autonomia differenziata distrugge la Repubblica, cioè i diritti di tutte e tutti noi. Da questa piazza deve partire un messaggio forte e chiaro. Se noi, tutti e tutte quelli che siamo qui, rimarremo uniti sul contrasto ai due progetti eversivi, autonomia differenziata e premierato, che darebbero vita ad un altro paese, al sovvertimento della Repubblica sostituita da un uomo o da una donna sola al comando, con l'affermazione dell'egoismo proprietario, della logica del chi ha più deve pretendere sempre di più a discapito di chi ha meno, alla logica del profitto spregiudicato e della privatizzazione dei servizi pubblici posti a garanzia dei diritti universali. Se noi saremo uniti, dicevo, non solo per difendere i principi fondamentali della Costituzione, ma per attuarli, loro non vinceranno, non vincerà la logica del premierato, dei non vincerà la logica dei piccoli premier locali che esautorano il Parlamento e ci scippano il diritto dovere alla partecipazione. Ed è per questo che da questa piazza i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei diritti lanciano un appello che anche è una proposta. Faranno di tutto perché il DDL Calderoli passi, ma quando anche dovesse diventare legge non sarà tutto finito. Dobbiamo esserne tutti e tutte realmente convinti. A questa proposta, a questo appello chiediamo e speriamo che tutte le forze democratiche rispondano con generosità e convinzione. Primo, ritiro immediato delle intese in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna su iniziativa dei rispettivi consigli regionali. Secondo, spingere in tutti i modi affinché le regioni si attivino secondo l'articolo 127 della Costituzione per ricorrere alla Corte Costituzionale. Terzo, appoggiare tutte le iniziative di carattere giudiziario che si metteranno in campo. Noi stiamo iniziando. Quarto, costruire comitati referendari per la raccolta di almeno 550.000 firme sul quesito referendario che i costituzionalisti metteranno a punto come proposto dalla Via Maestra. Lavorino le forze di opposizione per costruire un programma politico in cui si affermi l'impegno a riscrivere il titolo quinto della Costituzione. Noi insieme all'associazione di costituzionalisti che ci hanno aiutato in questi anni siamo a disposizione. Sesto, ostacolare sui territori in tutti i modi il raggiungimento di intese da parte dei presidenti di regione, anche e soprattutto con l'aiuto dei sindaci. Infine, i nostri livelli essenziali di prestazione sono quelli prescritti dal comma 2 dell'articolo 3. Sono livelli pertanto uniformi, nel senso di dare a tutti e tutte l'uguale possibilità e capacità di sviluppare la propria persona. Non dimenticando che l'autonomia differenziata è la secessione dei ricchi e quindi riguarda anche profondamente il Nord, non cesseremo di combattere per l'emancipazione politica, economica e sociale di un sud martoriato da nuove servitù e schiavitù. Chiudo davvero.
la difesa dei diritti sociali è ciò, la difesa dei diritti sociali è ciò che ci rende liberi. Senza uguaglianza e pari opportunità non ci può essere libertà. Riprendiamoci in mano il nostro destino, costruiamo insieme un futuro per la Repubblica. Grazie a tutti e a tutte.